Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di cantieri, di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro e lo facciamo andando all'Aquila perché è una vicenda della quale ci siamo già occupati nei giorni scorsi, quella relativa ai tamponi presso le maestranze che lavorano appunto nelle ditte impegnate nei cantieri aquilani. Quest'oggi c'è stato un importante incontro proprio all'Aquila, promosso dall'ANCE con gli ordini professionali e la stessa associazione di categoria, presenti anche gli amministratori, presente anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. E noi proprio all'Aquila, a Palazzo di Città, andiamo nel collegamento nella nostra finestra che apre questa edizione del TG6. Io ritrovo, oltre che il primo cittadino dell'Aquila, anche Paolo Renzetti, cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, grazie, un saluto ai nostri telespettatori, buongiorno dall'Aquila, da Palazzo Fibbioni, grazie al padrone di casa, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Grazie sindaco. Grazie a voi per l'ospitalità e un saluto ai vostri telespettatori. Sindaco, allora entriamo subito nel cuore del problema. Questa mattina c'è stato questo importante incontro nella sede, presso la sede regionale dell'ANCE, con i vertici, con il presidente regionale Antonio Dintino, per parlare di sicurezza nei cantieri di lavoro, soprattutto ovviamente nel particolare per quanto riguarda i cantieri dell'Aquila e della ricostruzione. È stato un incontro molto vivo, molto partecipato. Le chiedo subito di dirci qualcosa in merito, perché ovviamente le questioni sono tante, anche spinose, bisogna dirlo, su tutte ovviamente la questione tamponi, su quando farli, quanti tamponi, le scadenze temporali e di chi è la responsabilità, diciamo, della vigilanza sanitaria. Per chiudere poi c'è anche la questione relativa alle spese, parliamo di protocolli sanitari molto costosi. Sì, è stato intanto un confronto molto utile, come tutte le volte in cui si mettono sul campo varie idee, anche varie posizioni, che vanno tutte in una direzione, che è quella di garantire la maggior sicurezza possibile in una città che ormai dal 19 aprile segna zero sulla tabella dei contagi e noi vogliamo restare una città pulita, fra virgolette. Naturalmente non si può non tener conto dell'anomalia di una città di 70.000 abitanti che ospita 520 cantieri di ricostruzione privata e 60 cantieri di altre opere pubbliche. Il tema è che il tampone non è per sé un salvacondotto, non è un passaporto diplomatico e poi consente di fare qualsiasi cosa. Bisogna rispettare le norme, bisogna rispettare le prescrizioni governative, bisogna rispettare quanto scritto nel protocollo sottoscritto il 24 aprile scorso tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali presso il MIT. C'è in più la procedura del tampone che, a cui si stanno attenendo tutte le imprese e io ho specificato che il tampone serve per fissare un momento zero, che in caso di contagio futuro consenta di tracciare la mappa dei contatti stretti dell'eventuale contagiato e quindi di non chiudere di nuovo la città, di non imporre un nuovo lockdown, ma di poter circoscrivere il fenomeno e poter andare avanti, perché questa è la vera sfida. La sfida è lavorare in sicurezza e rallentare un po' oggi, semmai ci siano dei rallentamenti, per non fermarsi domani. Su questo aspetto è stato condiviso. Poi naturalmente la vigilanza sanitaria è di competenza delle figure professionali incaricate, ma anche in quel caso bisogna fare le cose con molta razionalità, senza isterismi né in un senso né in un altro, senza dover necessariamente imporre un regime poliziesco sulle imprese, ma senza neanche un eccesso di, diciamo, di fatalismo, di lasciar fare in maniera generica, e io credo che questa sia la strada. Dopodiché naturalmente non solo i tamponi, ma i dispositivi di protezione, le sanificazioni, anche diciamo, la rendita aziendale pro capite oraria di un operaio cambia naturalmente, sono maggiori oneri o maggiori costi a seconda della tipologia che vanno necessariamente riconosciuti. Quella è la vera battaglia da fare. Sono stati effettuati già 1.500 tamponi, a breve si arriverà a quota 6.000. Di tutti questi argomenti che lei citava qualche istante fa, sindaco, abbiamo parlato anche ovviamente
direttamente con il presidente regionale del Lancio Antonio Dintino, che ha avuto anche un po' da ridire sulla sua ordinanza che sarebbe arrivata davvero proprio in extremis qualche giorno prima della riapertura dei cantieri. Allora, se lei è d'accordo, possiamo ascoltare proprio ai nostri microfoni l'intervista e dunque le parole del presidente regionale del Lancio Antonio Dintino e poi le commenteremo insieme. L'obiettivo comune è quello di far sì che sia ovviamente privilegiata la salute degli operai, di tutti gli operai. Certamente, tant'è vero che il decreto che ha fatto il sindaco Biondi va verso questa direzione, quella di mettere in sicurezza la propria città e soprattutto lo si fa mettendo in sicurezza tutti i dipendenti dei cantieri. L'Aquila oggi è il cantiere più grande d'Europa, circa 500 cantieri da riaprire, è naturale che l'attenzione deve essere forte. Noi che cosa abbiamo detto però al sindaco? Che la sua ordinanza è uscita la fine di aprile. Il giorno dopo era il 1° maggio, il giorno dopo era sabato, il giorno dopo era domenica, il 4 di maggio eravamo tutti pronti per ripartire con i cantieri. Naturalmente con quelle ordinanze le imprese, almeno quelle più serie, hanno detto ok, dobbiamo fare i tamponi, non riapriamo. Quindi magari una concertazione fatta prima poteva far sì che l'organizzazione poteva dare i suoi frutti, anche perché lasciare a casa le maestranze soltanto con la cassa integrazione significa anche lasciare in povertà le famiglie italiane. Sono stati già effettuati oltre 1500 tamponi, si arriverà a quota 6000, però il punto è anche un altro, la frequenza di questi controlli sanitari, ogni quanto dovranno essere effettuati i tamponi? Questo è il vero problema, quello che noi chiediamo al sindaco è di fare chiarezze su questa cosa qui, perché sull'ordinanza si rimanda al medico competente la periodicità dei tamponi. E allora se voi pensate che un medico di impresa può dire che so una settimana, un altro 15 giorni, un altro ogni 3 mesi, qua diventa che ogni impresa ha la sua ciclicità. E poi, questi tamponi, sì è vero, sono importantissimi per definire il punto zero, cioè la pandemia a che punto sta nei cantieri edili dell'Abruzzo e quindi ben vengano questo primo tampone, ma i successivi per dare una sicurezza di salubrità, di sana costituzione degli operai, quanto va ripetuto? Chi lo decide? Lo lasciamo soltanto decidere al medico competente? Presidente, possiamo dire che l'obiettivo comune alla fine sarà quello di arrivare ad un protocollo di buone prassi per quanto concerne la vigilanza sanitaria, perché non si parla solo di tamponi ma anche di sanificazione degli ambienti e anche dell'uso e dell'acquisto dei dispositivi di protezione. Certamente, questo è un costo molto importante, tant'è vero che io mi sono fatto portavoce un po' di tutte le associazioni di categorie, abbiamo lavorato sui nuovi prezzi da Covid-19 e devo dire che la Regione, come aveva promesso, entro un mese ha approvato il nuovo preziario anche con gli oneri della sicurezza. Adesso sta, diciamo, a chi di dovere, a chi di competenza, mi immagino che so, alla parte nazionale, che deve decidere come ristorare a livello di lavori pubblici, a livello di ricostruzione, queste somme a favore delle imprese. Ma non è questo tanto il punto, perché le imprese lavorano in sicurezza, vogliono lavorare in sicurezza, le imprese hanno a proprio carico la salute dei propri dipendenti e dei propri cantieri. Il problema sta nel fatto che le cose devono essere fattibili. Ritorniamo ai tamponi. I tamponi, anche se sono una cosa giusta, ma noi non possiamo adesso ripetere i tamponi, 5-6 mila tamponi nel giro di poco tempo. Abbiamo un decreto ministeriale che ci dice come lavorare in sicurezza nei cantieri, lì non è concepito che si faccia il tampone obbligatorio ed è questo che noi chiediamo a Biondi, che si faccia chiarezza, perché le imprese vogliono lavorare in sicurezza ma vogliono anche lavorare con certezze e devono saper fare quello che è lecito fare. Anche perché non ci dimentichiamo che il Covid 19, chi lo dovesse contrarre, è equiparato a infortunio nel cantiere. Significa che i datori di lavoro, i responsabili della sicurezza, i medici competenti sono responsabili penalmente di quella malattia. E non è giusto, perché? Perché il Covid
non si sa ancora né come, dove e né come prenderlo. Un operaio, se lavora tutti i giorni, in un anno non fa più del 20% della propria vita in un cantiere. E siccome il Covid non sappiamo dove si prende, l'altro 80% perché deve essere responsabile un datore di lavoro? Perché deve essere responsabile un addetto alla sicurezza? Sindaco, queste le dichiarazioni del presidente regionale del Lancio Antonio Dintino, che chiede anche al sindaco dell'Aquila Biondi chiarezza per poter lavorare in sicurezza, per poter procedere, diciamo, con il lavoro nella città dell'Aquila. Lei cosa si sente di rispondere? Ma che le norme, le indicazioni sono molto chiare. Intanto rispondo incidentalmente alla questione tempi. Il protocollo firmato tra associazioni di categoria e sindacati è del 24 aprile. Venerdì. Il 25 sabato festivo il presidente Conte annuncia la fase 2, il 26 domenica sera esce il DPCM che stabilisce le regole di ingaggio sui cantieri edili, il 27 mattina abbiamo mandato la prima bozza di protocollo e il 30 aprile abbiamo firmato l'ordinanza, quindi il tutto è stato fatto in 3 giorni lavorativi che sono tempi per la pubblica amministrazione incredibili, passati attraverso anche una fase di concertazione e di condivisione con altri soggetti. Quanto al nocciolo della questione, che è quella della ripetizione del tampone, anche lì, se un operaio è negativo e ha uno stile di vita corretto, indossa la mascherina quando non può mantenere la distanza sociale, si lava frequentemente le mani, il fine settimana sta alla casa in campagna con la moglie e i figli, il tampone può anche non ripeterlo mai più. Se uno tutte le sere esce di casa e fa baldoria, si assembra o ha atteggiamenti poco consoni, non basta neanche un tampone al giorno. Quindi, insomma, il tema centrale è questo qui, non c'è l'obbligatorietà della ripetizione del tampone. Però siccome il protocollo allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede una vigilanza sanitaria continua, il medico competente è chiamato a fare questa vigilanza sanitaria continua, sono figure professionali. Professionali con un titolo accademico, con una professionalità, con un'iscrizione a un ordine e con un riconoscimento economico per il lavoro che fanno. Sindaco, per chiudere, l'auspicio è quello, lo dicevamo anche nell'intervista, di arrivare comunque ad un protocollo, a delle buone prassi da seguire, ovviamente coinvolgendo il governo, la regione, anche il comune dell'Aquila, oltre alle associazioni di categoria, si riuscirà ad arrivare ad un accordo? Ma diciamo che tutto quello che bisogna fare è già scritto nel protocollo nazionale ed è meglio definito nell'ordinanza, quindi basta attenersi a quello che è già stato scritto, è già stato fatto, anche perché cambiare continuamente le carte in tavola potrebbe anche disorientare la cittadinanza ed il mondo produttivo. Io chiedo alle imprese di lavorare con tranquillità, di lavorare con serenità, perché questa è la chiave del successo da questo punto di vista. Poi ognuno per le proprie competenze deve individuare gli strumenti per riconoscere i maggiori costi che le imprese sostengono, e questo è sacrosanto. Io l'ho detto in tempi non sospetti, ho scritto una lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro De Micheli, al Commissario Legnini, prima ancora che venisse sottoscritto il protocollo, anticipando il tema del riconoscimento di una maggiorazione del contributo, perché ritengo che le imprese debbano lavorare in sicurezza, perché se le imprese lavorano in sicurezza i lavori sono fatti bene, la città è più bella e la città è più sicura. Grazie al sindaco dell'Aquila, grazie Pierluigi Bioni, grazie per averci ospitato a Palazzo di Città, Palazzo Fibbioni qui all'Aquila, grazie anche a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Dall'Aquila è tutto, linea allo studio, a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, grazie al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Possiamo proseguire con il nostro TG. Una serie di prescrizioni per far ripartire in sicurezza le attività di fronte al rischio coronavirus. Le ha messe insieme Confindustria attraverso un team di esperti. Vediamo il servizio. La pandemia da coronavirus spinge verso il cambiamento anche nel modo di intendere il lavoro, con l'utilizzo particolarmente diffuso dello smart working. L'apertura della fase 2, d'altra parte, ha rimesso in moto diverse aziende chiuse per il lockdown. Confindustria Chieti Pescara, a tal proposito, ha inteso costituire un gruppo tecnico-scientifico composto da profili di assoluto livello, rappresentativi di vari comparti, che sono stati funzionali alla elaborazione di una cosiddetta checklist, una serie di azioni, gestione di turni, ingresso negli ambienti di lavoro,
sanificazioni, precauzioni igieniche, comportamenti nei luoghi di lavoro e altro ancora, che le attività possono mettere in pratica per quella che Confindustria definisce ripartenza intelligente. Da qui quindi la necessità e l'idea di pensare ad uno strumento utile per le imprese, avvalendosi della collaborazione di esperti di varie discipline. Abbiamo infatti coinvolto epidemiologi, virologi, psicologi, esperti di big data, data science, industria 4.0, che unitamente ai nostri tecnici di Confindustria Chieti Pescara hanno realizzato un documento ipertestuale che ricorda quali sono tutte le adempienze nell'ambito della sicurezza alle quali attenersi. Il gruppo di lavoro resterà attivo fino alla fine dell'emergenza e resterà quindi a disposizione di eventuali richieste e approfondimenti che dovessero pervenirci dalle imprese. Siamo passati da una situazione pre-pandemia con un fattore spazio senza confini cittadini del mondo e di conseguenza un tempo sempre insufficiente a una situazione completamente opposta, dove lo spazio è diventato ristretto, spazio per lo più rappresentato da una stanza in condivisione con il nucleo familiare e una grande disponibilità del fattore tempo. Quindi un'opportunità vitale che ha trasformato milioni di colletti bianchi in colletti digitali e che ha permesso a molte aziende di continuare a lavorare e quindi di sopravvivere. E questo documento ha un aspetto molto importante che è l'equilibrio. L'equilibrio perché giustamente il Presidente ci ha ricordato l'importanza della sicurezza e della salute, però ci ha ricordato anche il benessere sociale e il fatto che le aziende ovviamente non possono chiudere. Non è facile trovare questo equilibrio, ma è chiaro che noi non possiamo, per avere una certezza di totale di sicurezza, arrivare a sospendere del tutto le attività, soprattutto in una fase post-emergenziale. Con tutta una serie di persone, ovviamente incluso il grande Lamberto che è a fianco a noi, stiamo pensando alla realizzazione di una fondazione ASL di Pescara in questo periodo. Noi potremmo cominciare a pensare a un mondo in cui le professionalità che ci servono per migliorare specifici settori dell'industria biomedica, ma ancora più tutto quello che è ovviamente servizio sanitario avanzato, ma ancora più tutto quello che può essere lancio di base per attività imprenditoriali sul territorio, potrebbero da questo momento in poi, con i nuovi spazi, trovare davvero una interdigitazione di settori strategici. In commissione regionale si sta discutendo di un provvedimento a supporto del settore dei nidi e degli asili privati paritari. Nell'audizione l'associazione finese ha chiesto correttivi al testo che escluderebbe dal finanziamento straordinario Covid gran parte degli istituti. Resta comunque l'incertezza sulla data di riapertura delle strutture educative. Il servizio di Alfredo Primante. Molti genitori in questo periodo di quarantena Covid hanno sentito dai loro figli pronunciare la fatidica frase «Quando potrò tornare all'asilo?». La domanda purtroppo ad oggi non ha una risposta, sia per gli istituti pubblici che ancor di più per quelli privati paritari. Sono tanti i fattori che pregiudicano la ripartenza del settore, a partire dalla sua delicatezza per arrivare all'incertezza economica. Infatti molte strutture private, per lo più società, che per rispettare i dettami della legge regionale 76 del 2000 hanno più di 10 dipendenti tra educatori, personale ausiliario e di segreteria, rischiano concretamente la chiusura stretti come sono ora, tra le spese da sostenere e i mancati introiti delle rette. Regione Abruzzo, con il disegno di legge regionale 118 presentato dalla maggioranza di centrodestra, sta cercando di dare una risposta al settore, spesso stampella fondamentale del pubblico nel garantire il servizio educativo in età prescolare tra i 0 e i 6 anni. Nella legge è stato previsto un contributo di 2.000 euro a copertura delle spese del periodo marzo-giugno 2020, però per le strutture sotto i 10 dipendenti, il che dunque escluderebbe la maggior parte di quelle operanti in Abruzzo. Dopo l'audizione di lunedì scorso in commissione, il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli ha annunciato che saranno presentati emendamenti per correggere il testo. L'articolo 2 di questa legge si riferisce alle piccole e micro imprese, quindi fino a 10 dipendenti, ma tutti questi asili, questi nidi, eccetera, se rispettano la normativa
normativa regionale, la 66 del 2000, hanno tutte più di 10 dipendenti, e poi naturalmente anche per allargare questa forchetta economica che di 2000 euro è sinceramente briciole rispetto alle perdite che hanno avuto. Ricordiamo che sono nidi d'infanzia in cui i bambini non versano più le rette, non le versano più dal mese di marzo e probabilmente non le verseranno fino ad agosto, e quindi naturalmente ci sono dei costi fissi a cui queste strutture devono far fronte. Ecco perché noi presenteremo come Partito Democratico degli emendamenti correttivi e in maniera propositiva a questo progetto di legge. Correzioni che ha chiesto anche la Federazione Italiana Nidi e Scuole d'Infanzia Finesi, che ha illustrato alla Commissione nel corso dell'audizione le proposte migliorative per cercare di salvaguardare il futuro delle strutture. È ovvio che nel momento in cui noi non ci siamo e non chiudiamo, i bambini dove andranno dopo? Sì, ci saranno i bonus per le babysitter, ma per quanto tempo? Quanto durerà? Come funziona? Farà bene al bambino vivere con la babysitter senza confrontarsi con un proprio pari? E pertanto ci sono tante cose dietro a questa situazione piuttosto problematica. Voi non avete a disposizione dei numeri precisi, una statistica precisa rispetto alle strutture, manca cioè un osservatorio regionale sulle necessità della fascia di età fra gli 0 e i 6 anni, è così, è giusto? Sì, è una contestazione amorevole che ho fatto, perché è bene poter avere dei numeri, perché giustamente la Giunta riuscirebbe a lavorare in maniera più chiara e concreta nel momento in cui ha in mano reali dati, e attraverso quei dati si possono muovere attraverso i fondi che hanno a disposizione per dare risposte precise. È giusto che la Giunta abbia non solo il numero dei nidi d'infanzia, delle scuole dell'infanzia, nonché i centri gioco, i centri domiciliari che fanno parte tutti della legge 76 del 2000. Si chiama GEPE, un gruppo di psicologi messo a disposizione di cittadini e operatori sanitari del comune di Penne, dal comune di Penne e dalla locale protezione civile, per dare un supporto a quelle persone che in questo periodo di pandemia hanno avuto reazioni emotive. Il servizio di Stefano Recanati. Le conseguenze psicologiche a lungo termine, come riconoscere e gestire le emozioni, spesso mutevoli e contrastanti, e tornare ad una vita serena. A queste domande, da inizio emergenza sanitaria, cerca di rispondere il pool di psicologi dell'associazione GEPE, convenzionata con il comune di Penne e con il gruppo di protezione civile comunale Gianni Damiani, operando sul territorio con lo scopo di garantire un sostegno attraverso interventi psicoeducativi a quei cittadini che in questo periodo difficile stanno sviluppando delle reazioni emotive conseguenti ad un evento critico. Il sostegno psicologico a distanza attraverso video call, Skype e chiamate telefoniche fino ad ora conta circa 300 richieste di intervento, tante anche tra gli operatori dell'ospedale San Massimo di Penne, dice la responsabile del gruppo Marilena Esposito, per quello che è stato un cambiamento radicale delle nostre vite. Quindi il COC dall'inizio dell'emergenza ci ha attivato per dare sostegno alla popolazione e mitigare tutte quelle sintomatologie legati ovviamente alla situazione, diciamo, di emergenza e classiche reazioni da stress. Noi abbiamo ricevuto tante chiamate dagli operatori sanitari, che ovviamente sono stati quelli in prima linea, e anche con un carico oltre che lavorativo anche emotivo, perché comunque all'inizio della pandemia sono stati i primi ad essere comunque presenti 24 su 24 sul posto. Una delle richieste più frequenti in questo periodo comunque resta la gestione del lutto per i familiari che hanno perso il proprio caro e non hanno potuto salutarlo per l'ultima volta. La situazione prevedeva non solo la gestione del lutto, ma anche l'impossibilità di salutare quelli che erano i propri cari, i propri defunti. Quindi una situazione del tutto atipica, anomala, un processo che va elaborato. E tramite l'intervento di professionisti della salute, come noi psicologi o anche di altre figure, la persona può riuscire a gestire meglio la situazione. Abbiamo lavorato molto sulla psicoeducazione, ovvero cercare di fornire informazioni tangibili e razionali sulla gestione dell'ansia, tramite tecniche di rilassamento, tecniche di gestione dell'ansia. Le problematiche preesistenti di prima riguardavano essenzialmente l'ansia dovuta alle difficoltà relative all'emergenza della salute. Ora invece la problematica riguarda quelle che sono le incertezze lavorative, perché ovviamente questa situazione ha destabilizzato quelli che erano la situazione preesistente.
Si è riunita questa mattina a Teramo per la prima volta in presenza, dopo il lockdown, l'Assemblea dei Sindaci Teramani. Si è discusso del rilancio economico del territorio che potrà avvenire solo attraverso una strategia congiunta tra tutti i comuni. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha proposto di chiedere una linea di finanziamento alla Regione Abruzzo a favore del turismo. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Compatti, propositivi, senza campanilismi o differenziazioni politiche per salvare il territorio provinciale di Teramo dalla catastrofe economica e sociale. È stato questo il mood che ha animato l'Assemblea dei Sindaci Teramani, riunitasi per la prima volta in presenza dopo il lockdown nella sala consigliare del Parco della Scienza. Chiamati a raccolta dal Presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura, che ha loro sottoposto un piano strategico comune. Rilanciare la domanda interna verso agricoltura e turismo. Armonizzare le disposizioni comunali, monitorare i provvedimenti di regione e governo ed essere pronti a segnalare con spirito di collaborazione incongruità e inefficienze, intercettare finanziamenti attraverso una progettualità che avrà la forza dell'intero territorio. Come riparte questa provincia, come riparte questa Italia, perché è un'emergenza senza precedenti, lo dicevo dal 15 marzo quando qualcuno mi prendeva per cinico, perché dicevo sono preoccupato in parallelo sia dell'emergenza sanitaria e di quello che creerà l'emergenza sanitaria, la più grossa emergenza economica proprio mai avuta in Italia e nella nostra provincia. Oggi parliamo di un documento, sono convinto che l'intelligenza dei sindaci porterà a condividere oppure a parlare su un documento che già è pronto, ecco, non è il momento di contrapporsi, io già stigmatizzo, ecco, ogni tanto qualche uscita, però è il gioco delle parti che adesso non ci può stare. In considerazione poi della specificità del territorio teramano, che rappresenta oltre il 60% dell'intero turismo regionale, la provincia di Teramo e tutti i comuni congiuntamente hanno espresso l'intenzione di chiedere una linea di finanziamento corposo alla regione Abruzzo. Intanto il comune di Giulianova si appresta a salvare una stagione turistica sulla quale però non si hanno ancora certezze. Sindaco, Giulianova traina tutta la provincia di Teramo a livello turistico, come sarà quest'estate? Sicuramente sarà un'estate diversa, però quello che abbiamo detto anche in regione lunedì è, sarà un'estate che non possiamo buttare all'aria, il nostro comparto turistico ricettivo è tra i più importanti che ci sono in regione Abruzzo, ricordo che Giulianova ha la maggiore capacità ricettiva dell'intera regione e quindi dobbiamo studiare una soluzione che possa andare bene sia a quel comparto sia a tutte le problematiche legate al Covid-19. Vogliamo in sicurezza ripartire, ma dobbiamo assolutamente muoverci, la stagione è già iniziata e noi linee guida ben precise ancora non ne abbiamo. Grande solidarietà è stata espressa dall'Assemblea al sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, per il ruolo prezioso che ha svolto l'ospedale San Salvatore nella cura del Covid-19. La concentrazione mia e di tutta la comunità di Atri, che si è stretta in questi ultimi mesi attorno al suo presidio ospedaliero, adesso ecco l'importanza di tornare alle operazioni ordinarie. Questo dovrebbe avvenire tra il 18 e il 25 di maggio, sono già stati avviati i lavori per la riconversione del presidio, lavori in muratura, adesso nel corso di questo fine settimana, al più della prossima, una maxi sanificazione, perché comunque quel presidio ospedaliero non è solamente un presidio sanitario, ma ha dato dimostrazione di essere anche una fortezza sotto il profilo della sicurezza. L'Assemblea dei Sindaci Teramani, la prima post-Covid, è stata dedicata a Dalmazio Di Dalmazio, per tutti Italo, scomparso dopo una lunga malattia. Di Dalmazio nella sua vita è stato amministratore provinciale, più volte assessore al turismo e alla cultura e sindaco di Civitella del Tronto. Sono ore decisive per il mondo del calcio, l'ulteriore giro di vite chiesto dal Comitato Tecnico Scientifico non è facile da accettare per la Federcalcio, è difficile ripartire a quelle condizioni e fanno riflettere le parole del Presidente del Pescara Daniele Sebastiani sui danni economici che dovrebbe sopportare il suo club. Vediamo.
Danni per 5 milioni di euro se il campionato non riprende. A 24 ore di distanza risuonano ancora forti le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani di fronte alla ipotesi, tutt'altro che remota, che la stagione della Serie B sia dichiarata chiusa. Per questo lo stesso numero uno del Delfino è stato chiaro: il calcio deve provarci, deve assumersi il grosso rischio di ripartire, affrontando le prescrizioni severissime dettate alla Federcalcio dal Comitato Tecnico Scientifico. Le mancate entrate peserebbero tanto sui club. Sebastiani ha anche affermato che una società come il Pescara impiegherebbe fino a 5 anni di sana gestione per recuperare il danno economico. Di fronte a questo spaccato molto preoccupante, Sebastiani ha comunque inteso dare rassicurazioni. Il Pescara, anche in caso di mancata ripresa del campionato, sarà in grado di iscriversi al prossimo torneo di Serie B, certo tra mille sacrifici. Ma tornando al discorso principale, ci sono i presupposti a queste condizioni per ripartire? Sembra proprio di no. Costringere i club ad andare in quarantena per 2 settimane è un disastro. L'interruzione del flusso di allenamenti per tutto quel tempo rende impossibile preparare al meglio il ritorno all'agonismo. Peggio ancora se il caso di positività è riscontrato dopo una partita. Le due squadre che si sono affrontate vanno in quarantena e le rispettive partite successive posticipate. Rinvii su rinvii per un calendario già compresso. La chiusura della stagione sarebbe compromessa. Il punto è che se non si accettano casi di positività non si può pensare di chiudere la stagione, ma forse neanche di iniziare quella nuova. Perché fermare un gruppo per 2 settimane quando fare i tamponi dopo alcuni giorni potrebbe già dire chi si è ulteriormente contagiato e chi no, e chi non lo è potrebbe tornare subito in campo. Ripetiamo, questi quesiti valgono ora, ma varranno anche a settembre e ottobre, quando, stando sempre al mondo della scienza, un vaccino non sarà ancora sintetizzato. Gli ospedali saranno, si spera, svuotati, ma già ora non sono più sotto pressione. Così come sembra eccessivo riversare responsabilità penali sui medici sociali, che sono già sul piede di guerra, come dichiarato dall'ex responsabile dello staff medico azzurro Enrico Castellacci. Si dovrà arrivare al dunque. Se l'aspetto economico, il volume di denaro che il calcio fa girare con tutti gli indotti che gli ruotano intorno, il gettito fiscale che garantisce la stabilità del sistema, intesa come tenuta dei club professionistici, ha e avrà ancora un forte peso, il protocollo dovrà essere un minimo alleggerito, altrimenti sarà durissima ripartire. Sono ore importanti perché la versione definitiva del protocollo non c'è e va ancora validata, fermo restando che il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo di consulto, ma la scelta resta sempre in capo al decisore politico, il governo, e dunque il Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sport. Tutti i servizi che avete visto saranno disponibili a breve on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.